La Cina è vicina con le sue paccottiglie, tuttavia noi siamo costretti a sperare proprio nella Cina per tentare in qualche modo di limitare la pressione del potere finanziario globale e globalizzato che ha in Israele, Stati Uniti d'America, in Inghilterra dal suo punto di forza. Dove furono ghigliottinati Angelo Tardini e Leonida Montanari, condannati a morte, ordinati dal Papa, senza prove e senza difesa. In questa piazza serenamente affrontarono il patibolo il 23 novembre 1825. Due carbonari di tutto rispetto. Questa piazza si suona, si canta e si fischia giustamente, che ci sembra che sia giusto che si suoni, si canti, perché è una piazza popolare dove appunto il popolo manifesta il suo modo di essere. Piazza del Popolo. Ovviamente noi concordiamo su questa linea, basta colpire sempre le categorie più deboli, bar, ristoranti, edicole, mercati rionali, gladiatori, guide turistiche ambulanti, a favore dei grandi poteri. Certo, ora questa è una proposizione di carattere altamente politico che noi condividiamo proprio perché i grandi poteri sappiamo perfettamente chi sono. Sono le multinazionali dei farmaci, del petrolio, dell'alimentazione. I grandi alberi di Natale reclamizzano automobili, ad esempio questa è una reclame di una nota marca automobilistica. E noi sappiamo perfettamente quanto le automobili e il mercato ad esse correlato danneggino la natura, quindi se c'è qualcosa che non è coerente è proprio quella di un albero di Natale che festeggia queste cose. Qui abbiamo un altro albero di Natale che è enorme, che troneggia in fondo, non so se si vede.
e un altro albero di Natale a base. La foto. Questi uomini senza testa la foto simboleggiano l'uomo massa. Questo è l'uomo massa col quale noi abbiamo a che fare. Bravi ragazzi! Grazie mille, grazie a voi! Tanti auguri a tutti voi! Grazie a voi! Italia. Sono gli ultimi biglietti della Lotteria Italia. L'ultimo uomo che vende la fortuna, hai preso? E quale fortuna qua? Questi sono gli ultimi biglietti. Caro Cicerone, avevi voglia a predicare, hanno fatto fuori anche a te. Questo è forse il migliore insegnamento che tu ci abbia lasciato, ancora di più di tutte le cose che tu hai scritto. Manifesto, un bel manifesto, un manifesto che noi condividiamo. Il problema è che chi lo propone non è persona che possa avere il massimo della nostra ammirazione. In più questa scomposizione di vari partiti è chiaramente finalizzata a confondere le acque e per di più non si sa esattamente, qualora gli italiani debbano decidere qualcosa, chi in realtà decidano che debba essere colui che li deve governare. Quindi la proposta è valida e il problema è che cosa c'è dietro la proposta. Se fosse stato proposto da qualche organizzazione nuova, qualche personaggio diverso, forse sarebbe stato maggiormente accettabile. Qui dietro in alternativa vengono messi questi due, ma questi due sono due burattini al servizio della finanza internazionale con sede a Wall Street o alla City di Londra o alternativamente a Tel Aviv. Questi sono i Dioscori ai quali noi affidiamo il nostro destino e la nostra fortuna. Eccoli qua i Dioscuri recuperati ai tempi di Benedetto XIV, niente un po' di meno che da Pompei, meravigliose statue che fanno il paio con quelle presenti nel piazzale del Quirinale. Ai Dioscuri noi inviamo le nostre invocazioni. Dall'alto del Campidoglio, da cui si vede anche l'immagine della statua del grande Cola.
che tentò la grande rivoluzione. Verso la fine della sua vita a Mussolini fu chiesto se lui non si sentisse come Cola e lui rispose: sì, però io non ho rubato e non ho nessun gioiello con me. La mostra della Grande Guerra, mostra molto interessante, storia e passioni d'Italia, dalla crisi di fine 800 a D'Annunzio. Diciamo che questa tematica ci convince perfettamente e ci permette alcuni commenti. Il primo è che a distanza di un secolo ci rendiamo perfettamente conto che la Grande Guerra è stato il crinale e il passaggio del testimone, possiamo dire, il passaggio di una breccia che taglia definitivamente la storia dell'umanità dall'800 al 900. In questo periodo, che è stato segnato dal battesimo del sangue di una quantità innumerevole di vite umane, l'umanità prende atto che esiste un nuovo fondamentale problema, quello tecnologico, la tecnologia. Quindi l'umanità decide, attraverso i suoi governi e le classi dirigenti, di gestire e imbrigliare questa tecnologia, che avrà poi il suo successo eclatante, la sua esplosione con la bomba atomica fatta scoppiare contro il Giappone, bomba atomica che oggi è il deterrente fondamentale dello scontro in atto, che possiamo chiamare scontro di religioni, perché in mezzo c'è il cristianesimo, l'ebraismo e soprattutto l'Islam. Non a caso viene citato D'Annunzio, perché D'Annunzio rappresenta il battesimo poetico di questo fondamentale cambiamento che lui ha sicuramente cantato. La nascita dei nuovi movimenti politici coincide in maniera determinante con la fine del primo conflitto mondiale, l'esplosione di tutta una serie di forze politiche e ideologiche che hanno a che fare con l'aumento straordinario della popolazione, che noi stiamo vivendo oggi senza accorgercene. Pensare che nel Novecento l'umanità era circa 1 miliardo, 1 miliardo e mezzo, oggi siamo 7 miliardi. Questo è dovuto ovviamente anche all'esplosione della tecnologia che ha aiutato l'alimentazione, l'agricoltura e quant'altro. O ci si rende conto di questa realtà e si smette quindi di valutare la storia in termini ottocenteschi, oppure si continuerà a giocare con gli equivoci. Oggi noi abbiamo di fronte dei grandissimi scontri e l'umanità è sempre andata avanti con le conflittualità, e questi scontri vanno affrontati in termini di nuove ideologie, di nuove religioni capaci di superare l'impasse di religioni arcaiche come il cristianesimo, che nasce sicuramente dal pensiero platonico, e il pensiero platonico ha avuto uno svolgimento, un'elaborazione che ha superato l'aspetto religioso. Infatti la religione cristiana è il tentativo di sintesi sulla base di una visione unitaria che è quella imperiale romana. La scienza moderna, la scienza post-quantistica ha acquisito gli elementi fondamentali del platonismo e li esprime in un tentativo di superamento che coinvolge anche, è chiaro, la religione. Quello che noi chiamiamo New Age è il tentativo di riportare nell'ambito di una concezione sostanzialmente religiosa, quindi di riti, atteggiamenti mentali, devozioni, credenze, abbandoni
più o meno la scifi e quant'altro, però praticamente è quello che una volta era la concezione della regione. La nuova religiosità non può più essere questa, la nuova religiosità deve rifarsi automaticamente all'antica religiosità di Roma, che mescolava sostanzialmente l'aspetto civile con l'aspetto rituale, decantato e cantato ampiamente da D'Annunzio. Ecco perché diciamo che D'Annunzio è la chiave di apertura poetica tra l'Ottocento e il Novecento. Il Novecento in tutte le sue manifestazioni. Non a caso questo è un luogo magico, non solo perché vi parlava Mussolini di fronte alle masse, in questa forma di massificazione, ma una massificazione popolare legata al concetto di nazionalizzazione delle masse, ma anche perché qui è un epicentro, dove è sempre stato un epicentro della storia. Non dimentichiamo che dietro a qui, non a caso, c'è il Foro Romano, quindi è tutto qua. La grande storia è partita di qua e qui ritorna, e non può essere diversamente. Lealtà e passione al servizio dell'Italia. Che ci sia in questo personaggio della lealtà e passione può anche darsi, ma sicuramente non al servizio dell'Italia, perché noi sappiamo tante cose su questa persona che sanno altri, insomma, soprattutto della sua, del ruolo e della sua funzione come presidente della Regione Lazio, che l'ha portato poi a diventare anche ministro della sanità. E qui è il punto cardine della questione: perché ministro della sanità? Quali spese ha sostenuto il Ministero della Sanità durante la sua presenza come ministro? E qui abbiamo sciopero generale. Allora, diritti al lavoro, siamo perfettamente d'accordo, ma sappiamo anche che l'arma dello sciopero è ormai un'arma spuntata, non serve più. E qui dovremmo entrare in un discorso che riguarda la tecnica della guerra, tecnica della guerra politica e della guerra civile. La tecnica è molto semplice, si tratta di mascherare certe operazioni di connivenza, certi accordi sottobanco, di fronte a una popolazione che vive ancora con 100 anni di ritardo. Quindi quando si dice facciamo lo sciopero, le persone credono che lo sciopero conti qualcosa. Lo sciopero nella società attuale non conta più niente. È nella società dove non esisteva l'automazione che lo sciopero aveva qualche significato, e soprattutto se lo sciopero era ad oltranza, per cui mandava per aria certe industrie che non si piegavano. E anche lì dobbiamo dire che queste industrie erano individuali, nel senso che uno sciopero aveva un significato quando tutti i lavoratori smettevano di operare all'interno di un particolare stabilimento, per cui quello stabilimento andava remengo e il proprietario di quello stabilimento doveva chiudere, molto spesso doveva chiudere. Questo ha un significato. Oggi la società è ben diversa, e portare a spasso delle persone serve semplicemente a far vedere quanto è inutile portarle a spasso. E questo è quanto noi dobbiamo dire. Noi conosciamo perfettamente che la lotta politica non è più quella di una volta, come sanno chi gestisce, tutti coloro che gestiscono il potere. Così anche i partiti, concepiti secondo il vecchio criterio del partitismo che è nato in Italia dopo il secondo conflitto mondiale, anche tenendo conto che già all'epoca esisteva un bipartitismo sostanziale, come fu ampiamente documentato da noti politologi, e quindi diciamo anche quel bipartitismo, quando poi è diventato concreto, si è attuato, ha creato una grande confusione, proprio perché la popolazione italiana è ancora abituata a ragionare in altri termini.
Però in ogni caso il bipartitismo esiste a tutt'oggi e noi vedremo alle prossime elezioni che tutta questa miriade di piccoli e medi movimenti che si stanno organizzando oggi, soprattutto per coprire con la melma di tutti questi nomi la vera rivoluzione in atto portata avanti da alcuni piccoli movimenti o quello più grosso che è quello di Beppe Grillo, questi movimenti si accorperanno in una grande centrosinistra e un grande centrodestra, nell'ambito dei quali, come al solito, i cosiddetti cattolici faranno il gioco di stare con l'uno o con l'altro, cioè costituendosi come asse della bilancia. Cerca di documentazione idonea, troviamo questo manifestino in cui cercano pubblico, cercano la massa. Ma per che cosa? È una trasmissione per le supermente. Ma allora, a che cosa servono queste supermenti? A chi le vuoi presentare? Questo enorme, terribile baraccone della comunicazione italiana in funzione di elezioni falsa. Le supermenti a cosa dovrebbero servire? A risolvere una sciarada, a interpretare un teorema. Comunque, questi sono i fatti e la ricerca ovviamente si affida al pubblico. Cerchiamo il pubblico, che vada lì ad applaudire, soprattutto. Che cosa? La magia di tutte le invenzioni televisive. Queste sono cose belle, la chiusura di Villa Borghese. Questa è una grandissima creazione. Culturale, un'epoca, architettura urbanistica, cultura ambientale tutto insieme, accademia, accademismo 6-700esco, pastorellerie.